Avevo già in mente che in questo documentario, oltre all'intervista, ci fosse anche il commento di alcune foto, ma non volevo mettere le foto in digitale nel documentario come materiale d'archivio, volevo proprio che fossero lì fisicamente e che ognuno le commentasse. Però quello che ho fatto 2 anni fa, fortunatamente, è stato di prendere quelle foto fisiche, scannerizzarle in alta definizione, restaurarle, perché chiaramente 60-70 anni fa la qualità dell'immagine non era tale e comunque avevano delle, come dire, si erano rovinate con il tempo, e quindi ho passato un po' di mesi prima di realizzare questo documentario a restaurarle.